San Giuseppe era una zona agricola appartenente all'antico e grande feudo di Ottaiano. Verso la fine del Cinquecento, alcuni cittadini dell'abitato di Ottaiano si trasferirono nella valle in prossimità di un incrocio molto trafficato, formato dalla strada che da Ottaviano portava a Striano e dalla strada che da Avellino a Nola portava ai porti di Torre Annunziata e Castellammare di Stabia. Infatti, per il grande traffico di carri, questi intraprendenti cittadini ottaienesi capirono che quella zona era molto importante, quindi c'era la possibilità di guadagnare e incominciarono a costruire numerose taverne e locande per il ristoro dei viandanti e a commerciare. Quindi man mano si creò un piccolo centro che fu chiamato Ali Boccia, probabilmente dal nome di una famiglia che possedeva un latifondo. La sua popolazione si accrebbe dopo l'eruzione vesuviana del 1631 per lo spostamento di altri numerosissimi abitanti del vicino centro abitato di Ottaiano. Questo avvenne perché quella città fu gravemente danneggiata dall'eruzione vesuviana e i suoi abitanti cercarono scampo nelle campagne circostanti a valle del paese e quindi più lontano dal Vesuvio. Nel 1675, dopo la costruzione della parrocchia dedicata al santo, il rione ormai era diventato molto popolato e prese il nome di San Giuseppe. Il primitivo rione, con il passare degli anni, aumentò ancora il suo numero di abitanti e sviluppò il commercio. Quindi presentò la richiesta di diventare comune autonomo, staccandosi da Ottaiano. Questo avvenne il 19 febbraio 1893, quando con decreto reale firmato da Umberto I fu ufficializzata la nascita del nuovo comune di San Giuseppe di Ottaiano. Il 23 dicembre del 1894, con un ulteriore decreto reale, il comune cambiò denominazione e assunse l'attuale nome di San Giuseppe Vesuviano. Nel 1923 fu aggiunto allo stemma comunale il motto Ex Flamis Horrior. Dagli anni 60 fino agli anni 90 c'è stato un fortissimo sviluppo del settore dell'industria tessile, ha portato il comune a diventare, insieme a Prato, il polo tessile più importante d'Italia. La storia del santuario di San Giuseppe Vesuviano ha inizio il 4 settembre 1622, quando un cittadino locale, Scipione Boccia, dona all'Università di Ottaiano 70 palmi di terreno per costruire una piccola chiesetta dedicata al San Giuseppe. La chiesa viene fondata nel suo assetto architettonico più volte nel corso dei secoli, specie dopo l'eruzione del Vesuvio del 1906, le cui ceneri causarono la morte di 105 fedeli, oltre a molti danni alla chiesa. L'attaccamento alle tradizioni rimane ancora solido, dopo tutta buona parte dei sangiuseppesi è occupata nel settore primario, di cui uva, nocciole, susine e albicocche. Per quanto riguarda il settore industriale, spicca la presenza di alcune imprese di medie dimensioni nei comparti della trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli e della lavorazione della pietra. La sagra della zeppola di San Giuseppe Vesuviano si tiene ogni anno. La zeppola, nella versione che conosciamo noi, fritta e con tanta buona crema pasticcera all'interno, sembra sia nata come dolce creato all'interno dei conventi. C'è chi dice che sia stata preparata la prima volta nel convento di Santa Patrizia, mentre altri sostengono invece che sia stato creato dalle monache della Croce di Lucca. Comunque sia, ufficialmente la prima zeppola, o ricetta della zeppola così come la gustiamo noi oggi, è stata scritta nel 1837 dal celebre amante della buona cucina napoletana, Ippolito Cavalcanti, che era il duca di Buonvicino. Ringrazio i BT Center per questa bella iniziativa. Grazie, BT Center.